Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Il Provercelli, l'Empoli. Un saluto da Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio, io sono pronto, tu sei pronto? E a casa? Ecco le formazioni delle due squadre. Tutti concentrati e la partita ha inizio. C'è il cross. Cerca la rovesciata spettacolare. E ha tentato la giocata spettacolare, ci è mancato davvero poco. Ci ha provato in acrobazia. Probabilmente non poteva fare di meglio, queste giocate difficilmente riescono. Avrebbe dovuto davvero segnare l'1-0. Aveva l'opportunità per far iniziare alla grande la sua squadra. Pasquale era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Bella rete di passaggi. Palla in profondità sulla fascia. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. C'è la palla lunga in avanti. Palla giocata alta sulla fascia. Sulla fascia, è libero. La palla esce dal campo, sarà rimessa per il portiere. L'Empoli cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vives scodella in avanti. Qui può partire il contropiede. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca un compagno. Vives. Cerca il compagno. Tocca con la testa. È stata una grande parata. Non era facile. Il tiro era davvero potente. Palla larga in profondità. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. C'è il retropassaggio. C'è il tiro. Conclusione sul fondo. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta, però. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Tocco morbido. Pericolo! Cerca spazio. Prova la giocata di misura. Ecco Pasquale. Scodella il cross. Lancio lungo del portiere. E
a pochi minuti dall'intervallo il gol sarebbe molto pesante. Palla in avanti verso il compagno. Passaggio sulla destra. Allarga sulla fascia. Vives. E passa. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Se ne va. C'è il cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Fallo netto. Nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Il portiere la calcia lontano. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. L'Empoli ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. È libero di creare pericolo. Bella palla che può colpire. Tiro davvero da dimenticare. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Ottimo il fraseggio. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Prova la giocata nello spazio. Colpisce e il pallone finisce in rete. È arrivato il gol del vantaggio. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. 1-0 dunque. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Prova con la palla lunga. Bell'anticipo, pericolo sventato. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Romagnoli. La mette in avanti. Arriva nella tre quarti avversaria. Ecco il traversone. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Da fare, non passa. Il Provercelli non sta facendo il pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito. Ecco il tiro. E il portiere dice di no. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Thank you.
riceve il passaggio, prova a verticalizzare. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La mette in mezzo. Salta e colpisce di testa. Completamente fuori misura. Pallone alto e lungo sulla fascia. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Attenzione al tiro. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Pasqual cerca la profondità sulla fascia. Ecco Pasqual, la gioca e va a colpire di testa. Ce l'hanno fatta. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso, del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. L'Empoli può gestire un comodo vantaggio di due reti. L'Empoli ha il tempo dalla sua parte, può difendere comodamente due gol di vantaggio. Palla giocata alta sulla fascia. Traversone in arrivo. Gioca con un pallone lungo. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Prova il filtrante. Colpisce il pallone. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Ottima progressione, palla al piede. Intercetta il passaggio, pericolo. Ecco il tiro. Eccola la rete. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. E non poteva mancare un'occasione del genere. La difesa però ha le sue colpe. Doveva leggere meglio lo svolgimento dell'azione, intervenire e non lasciarlo concludere così indisturbato. Si riparte dal 3-0. Ci saranno due minuti di recupero. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Oggi davvero non c'è stato nessun problema, una vittoria assolutamente comoda, una squadra brillantissima. Che partita si è giocata oggi, Luca? Questo è il classico esempio di partita vinta...